Dal caffè sospeso al giocattolo sospeso, un'iniziativa lodevole a Napoli per i bambini che non riceveranno regali e soprattutto per le famiglie meno abbienti, un'iniziativa realizzata insieme all'amministrazione comunale. Ci sentiamo di dare anche noi il nostro contributo di solidarietà verso quelle persone, quei bambini che a Natale insomma, si aspettano qualcosa sotto l'albero e magari non possono permetterselo. Magari mezzo capitone in meno per gli altri e un giocattolo in più per i bambini un po' più disagiati. Una bellissima iniziativa che sosteniamo e condividiamo, di solidarietà, di amore e di dono, come è e deve essere il Natale nella nostra città. Pensare sempre a chi sta in difficoltà, quindi davvero complimenti. Ecco come poter partecipare. Un appello al cuore dei napoletani, perché il cuore di questa città è grande. Come sposare questa iniziativa? Andare sul sito del Comune di Napoli, sposare il codice edico e consultare l'elenco delle giocattolerie. Le giocattolerie storiche della nostra città, sono una ventina, hanno aderito, sono distribuite su tutto il cittadino, su tutto il territorio cittadino, e grazie anche ad un supporto del Comune di Napoli la distribuzione è garantita a famiglie disagiate. Per noi è stato importante che le giocattolerie fossero punto di riferimento, non soltanto per sostenere questo settore, ma soprattutto per permettere che proprio la notte di Natale qualsiasi bambino della città di Napoli possa trovare il suo giocattolo in regalo.